Dimmi quando. Bene, ci siamo, cari amici. Questa è la sigla che il vostro Saiuz vi mette questa sera, perché il grande mitico Gianluca non l'ha preparata. Quindi non metto musica, non metto voce, non metto i 4 minuti classici, canonici, di una sigla alla Gianluchino Mancusino. Però, stasera abbiamo una bellissima sorpresa. Finalmente, dopo tanto tempo che ci ha snobbato, non ci pensava minimamente, il vecchio, grandissimo scaccolatore folle, Gianluchino Mancusino, è qui con noi. Mi sono tolto questa pietra dalla scarpa, finalmente. Me la sono tolta. Vero, Gianluca? Mentre aspettiamo la Priscilla che arriva. E ti, guarda, ti toglierò sempre continuamente. Non saprai cosa succederà, ma vai, Gianluca! Buonasera a tutti, carissimi. E via, sono partiti gli applausi per il mitico Gianluchino Mancusino. Ci sono tutti gli applausi. Gianluca non li sente, io non li sento, ma li sente il pubblico. Gianluca, allora, tu hai detto che vuoi andare solo in audio e io ti mando solo in audio. Però ti devo mettere un'immagine, posso mettere il tuo faccione lì, che, ecco, mettiamo un faccino, mettiamo il faccino vecchissimo, che è quel faccino quando eri magro, sciupatiello. Adesso invece eccolo qua, sei proprio il bombone. Mi sembri un bombolone adesso, caro Gianluca. Non lo so, questa sera mi sembri proprio un bombolone. Io non sto sentendo l'audio, Gianluchino Mancusino. Se tu puoi andare avanti, ti lascio la parola, ti lascio parlare per un po', per qualche secondo, proprio giusto per tirare su. Ok? Per un secondino. Gianluca, hai parlato già abbastanza, adesso l'interrompo io, quindi siamo a posto. No, vai, Gianluca, che sei tutti noi. Scaccolatore. Allora, stavo dicendo buonasera, e buonasera a tutti i cari amici, carissimi amici web radio, ascoltatori di Radio Saiuz. Siamo in diretta web, appunto in www.radiosaiuz.it, le 22:03 minuti primi, e questa sera saremo appunto io, il vostro caro Gianluca, un ritorno inaspettato. Appunto dopo settimane, e che dico settimane, caro Saiuz, anche addirittura mesi di assenza ormai costante, di mia assenza, come dicevi tu, vi ho snobbati. caro Saiuz, dopo il tuo licenziamento, di cui non ho fatto uso dei sindacati, alla fine io mi sono dato alle freccette e alla... Ma hai trovato poi lavoro, no? Ho capito, dopo il mio licenziamento. No, ero impegnato anche per teatro, come tu ben sai, e per varie cose. Sì, lo so benissimo. Però poi diciamo che gli impegni teatrali sono prorogati e prolungati anche quando non c'erano. Glieli abbiamo messi dentro. Lo stesso, giusto per far vedere che Gianluca Mancusi è sempre in teatro. Abbiamo Gianluca Mancusi in teatro non è che va per recitare, cari amici, va solamente per fare le pulizie, insomma, meglio che lo sapete. No? Per accendere e spegnere le luci, pulire i vetri e aprire e chiudere le porte. Non si può mai sapere, ovviamente, uno pensa... Esattamente. Pensa, e quindi, chissà, caro Saiuz, io ti ringrazio, insomma, stavo dicendo, cari amici web radio ascoltatori e web TV spettatori, di cui questa sera però non eccoci qua col mitico Gianluca, vai! Esatto, di cui però non vedete appunto la nostra immagine, almeno non la mia, neanche la mia limitata, caro Saiuz, all'inverosimile. Non vedo praticamente l'immagine. Saremo solamente io e il caro grande mitico Saiuz. Perché avrete visto, perché questa sera non ci sono ospiti, a meno che l'ospite non sia io, ma allora non c'è Luca che mi intervista con Priscilla. E che ospite sarei senza i co-conduttori, co-presentatori, scusami, che andrebbero ad intervistarmi? Scusami, io chi sono? Sul più fesso della compagnia, non ho capito. È vero, tu sei il titolare, il capo supremo, colui che ha ideato, creato, generato, quello sostentato. Che anche non essendoci gli 8 giorni li dà, insomma, hai capito? Esatto, e sei colui, insomma, che... Però ultimamente ti sei un po' defilato. No, sai che cos'è? È la pressione del tempo. Oh, il tempo... Come se costui che ci divide. Fuit stu tempo. Torna a casa, stu tempo pensa a te, a papà. A papà, torna a casa, stu tempo pensa a te, a papà. E caro Saiuz, tornando un po' a noi, tanto appunto salutiamo i nostri amici. Non torniamo a noi.
Torniamo a noi, seriamente, allora un calorosissimo anche per le temperature molto alte di questi giorni, almeno qui nel famoso e caldo e ricco nord-est, in crisi nord-est. Io sono a torso nudo, ecco perché ho messo solo la console della regia. Se infatti vai sulla web TV guardi una console che non è mia quella lì, lo dico subito, è inutile che mi fate insomma delle illusioni. Esatto, infatti non vi consiglio di vedere che immagine da Saius di sé e non solo quello che si vede. No, dicevo, caro Saius, ringraziamo, almeno io lo faccio non tanto a nome mio, ho presto la mia voce a farlo, ma lo faccio a nome di Radio Saius. E anche qui, cari amici, avrete visto e notato dei cambiamenti, e complimenti allo staff che continua a lavorare in prima persona, grande tu mitico fa Saius. Fanu staff, tu vuoi fa fanu fa staff, fanu staff, fatela fa bella bella. E dicevo appunto un complimenti a questo restyling del sito e un ringraziamento che cosa hai detto? Non lo so, però l'ho detto talmente bene che si poteva capire. Io non l'ho capito, ho capito. Vabbè, ce lo faremo spiegare da Aspetta Luca che se quando arriverà la sedia qua, sedia. Dicevo, caro Saius, ringraziamo diciamo che ringraziamo gli amici che continuano a seguirci, anche se io, ecco, vedi, mi metto nei panni del radioascoltatore e web TV spettatore che non c'è stato per mesi e non può sapere cosa è successo. Quindi Saius, raccontaci un po' della radio, ti intervisto, ti faccio fare l'ospite speciale. Di la verità, non ti è mai successo, vero, caro Saius? Ma guarda, innanzitutto io le dirò subito che ho perso dal Gisa. Si è preso gli 8 giorni di ferie questa vedi volta. Giustamente tu lo fai a me e sai che ad Algisa insomma ci tiene molto a te, insomma. Lo so, però ad Algisa deve essere la tua di badante, vecchio marpione che non sei altro. Ma io ci hai provato pure con la dalgisa, ci hai provato. No, ci hai provato pure la dalgisa, ho capito, va bene. Se non posso prendermi le badanti, cari amici, che Gianluca ci provoca tutte le mie badanti. Resterò un vecchietto solo soletto qui. Esatto, sul mio trispolo. Giustamente io ci provo con le badanti di 70 anni, giusto, Saius? No, ma le mie badanti sono giovani, io sono 70 anni. No? Ah, certo, perché è vero. La badante è giovane. Da tanti di 70 anni che mi fa mi deve alzare da terra, come fa? È una giovane badante di 70 anni. Il pannolone come me lo cambia, insomma, esatto, infatti il sigaro come te l'accende, insomma, non fumo dai. Più ragazzi, cari amici, una grande novità, il vostro Saius sono con questa sera 4 settimane che non tocco più un toscano. E questa è pubblicità a progresso, non più regresso, come faceva, cari amici, il grande Saius fino a qualche mese fa, quando c'ero anch'io in queste serate in cui ci avrete fatta caso che nelle trasmissioni non sono più col sigaro in bocca. Voi questa direte notizia... perché non l'ho fatto per la salute, per fare una mazza per la salute, ormai l'età, certo, che, alla mia venerante età, che cacchio serve la salute? No. L'ho fatto perché non voglio più, non lo so perché l'ho fatto, non me lo chiedete perché non lo so, l'ho fatto e basta. Non lo chiedo. Comunque, caro Saius, ricordiamo che c'è sempre la chat, allora io volevo parlare un po' di noi anche. Sì, 22.09 in questo momento, l'abbiamo detto la mazza, però l'abbiamo detto benissimo. Allora, alle ore 22.09 minuti, è da un pezzo che volevo appunto ringraziare. Non mandiamo nessun brano, il brano andrà alle 22.15. Ding dong! Era un pezzo che volevo cercare dopo tante interruzioni. Ora capisco Luca quando cerca di dire qualcosa e tu lo interrompi senza motivo e soprattutto appunto facendolo impazzire, diciamo così, di noia, ma di paranoia. No, Luca non è paranoico, anzi, però diciamo un po' di fresco col mio ventilatore. Ecco. E allora, caro Saius, stento per la 15ª, vabbè, ritento per la
Dice, ritento per la 17ª volta di ringraziare, penso che sarebbe anche nel vostro interesse, caro Saius di sì, Radio Saius, ringrazio. Ma chi tutti gli amici che appunto ci continuano a seguire nonostante tutto, nonostante Saius e che appunto continuano in ogni caso a seguire questo network che si sta ancora sempre più espandendo, e le novità sono appunto che ha cambiato nome. Non ti preoccupare perché non c'è Adalgisa, ma c'è il Natolia, non c'è più perché sai che è morta, per adesso c'è Natoliaia. Naturalmente anche purtroppo Adalgisa è andata via con la diciamo così prematura. No, tanto sei andata via con scomparsa. Te, non è voluto da te. Ah, e io perché non ne so niente? tu mi rubi tutte le badanti, Esatto. Cioè, pure qualche giorno di questi mi togli pure la sedia a rotelle da sotto a sedere. Esatto, è perché servirà a me la sedia a rotelle, naturalmente. Perché ti spezzano le gambe. Certo. No, ma già la uso la sedia a rotelle. Anzi, la macchina automatica uso. Hai ragione, tu sei quella figura mitologica, metà uomo e metà sedia, ho capito. Esatto, metà cambio automatico. E quindi dicevo, caro Saius, di ma l'hai detto opportuno... già? No, ancora devi dirlo? No, devi sto tentando. Pensavo che avessi già finito. Scusami, so che tu stai facendo l'impossibile per far sì che arriviamo a sciarboline. Sento una voce che potrebbe essere quella di Adalgisa. Attenzione, è la voce di Saius quando cambia sesso. Ah, no, questa è Adalgisa. Allora non è vero che Adalgisa è andata via. Vedi, Adalgisa, che Saius parla male di me, di te. E dice che cose ma brutte. Ma lo lasci perdere questo signore qua, questo vecchietto qua. Carissimo Adalgisa, ben ritornata. Allora, sono passati gli 8 giorni. Caro Gianluchino Mancusino, come sta lei? Come sta? La sento anche un po'. Che, insomma, rintronata, si è presa praticamente. È il caldo. Ho capito, bene. E io invece ho un messaggio da parte di una nostra cara, naturalmente, radioascoltatrice che ci scrive e che la saluta tanto, è una sua fan, tra l'altro. Lei sa già di chi sto parlando, vero signora Adalgisa? Oltre a me stesso, io per esempio sono il primo suo fan. Ah, è tornato il vecchio trombone Saius. Sì. Ciao a chi mi saluta. chi saluti ti sta praticamente ringraziando. Allora, caro Saius, mi stai ringraziando? I misteri della tecnologia. Cari amici, tu non leggi. È che tu non leggi i messaggi, Saius, è quello il problema. Come tu non sai messaggi? Neanche dove sono. Diciamo ai nostri cari amici che ci stanno ascoltando, magari se sono la prima volta che ci ascoltano, hanno già chiuso, perché solitamente, cari amici web radio ascoltatori, non siamo così. Molto peggio, ovviamente. Abbiamo degli ospiti, abbiamo una scaletta ben definita, anche no, in cui ci gestiamo. È giusto. La scaletta era piccola per poter imbiancare il soffitto. Esatto, ecco, e Saius non è così solitamente, è anche molto peggio. Eppure questa sera vogliamo dare un saggio del peggio che possiamo sempre fare. E quindi, caro Saius, ricordiamo... Non si arriva mai in fondo. No, ma anzi, quando si arriva in fondo si scava di solito. Caro Saius, stavo cercando di dirti appunto di... ringraziare tutti gli amici che ci ascoltano e ci seguono ancora per settimane, che sono anche aumentati secondo gli ascolti che il network sta avendo e che tu sai se ci dai come dati, e poi naturalmente anche ringraziare tutti coloro che continuano imperterriti nonostante il restyling, cioè la nuova Saius dai numeri, evviva! Esatto, a seguirvi e a seguirci, perché appunto nonostante... a seguirvi, e naturalmente li ringraziamo anche dall'estero, caro Saius, non solo dall'Italia, perché ricordiamo che noi siamo un web network, quindi web radio, web TV italiano, in lingua italiana, ma appunto siamo ascoltati in tutto il mondo, grazie al potere della web.
della web radio. Il nome è www.radioscience.it, quindi la vecchia dicitura, anzi fammela dire Science questa cosa, del gruppo Science Web Network. Non vedevo l'ora di dire questa mia cavolata, e che manca Luca per poter capire al meglio questa battuta dopo il cambio di nome appunto in Radio Science, perché per me storicamente rimane sempre appunto Science Web Network. Del gruppo Science Web Network, cioè Science Web Radio, Science Web TV. Caro Science, 22 questa volta 15, non volevo farti impappinare, ci sono riuscito. Bravo, allora 22:15 è stata una cosa del tutto casuale. Cari amici, non scappate, sebbene questo primo quarto d'ora mi rendo conto non sia stato dei massimi, per quanto siamo abituati a regalarvi gratuitamente, giusto Saius, come sempre? A gratis. Ti è piaciuta questa, Saius? Sì, mi sa che la terrei. Questo è come annoverato tra gli amici di Science Web Network, che era un mio sigillo, simbolo, marchio di qualità, no? E questo che noi vi regaliamo gratuitamente, non pagate nulla per ascoltarci, non ci dovete nulla, ma a gratis, però almeno divulgate il verbo di Science, non come lo fa Science, naturalmente un po' meglio, e quindi, caro Science, direi che possiamo andare avanti con il brano 22:15, come tu predicevi, predettevi, preannunciavi dalla regia. Ecco, dicevo appunto Saius che si è un po' depilato in questi ultimi mesi, perché non l'abbiamo più, caro Saius. Ricordiamo che noi il 31 dicembre del 2011 siamo partiti con la prima puntata tu e io, te, io e te, soli soletti, con la tecnologia e i mezzi che avevamo a disposizione. Siamo partiti con la prima puntata di Provvisoriamente i due compari, che era questa trasmissione appunto, che non era più uno, dopo si è aggiunto più uno. E dopo diventò più uno appunto con l'aggiunta di Luca l'anno successivo, e naturalmente poi adesso è diventato i due più due, più tre, più quattro, più quattro, sì, i più uno, tra l'altro poi è diventata anche la stagione o l'anno in cui è andato in onda. E ricordiamo che abbiamo solitamente sempre degli ospiti artistici, cioè degli artisti veri e propri, solitamente sono musicisti, cantanti o gruppi musicali. Che cos'era questo, Saius? È uscita la messa. Mistero della fede. Prima che, caro Saius, la parte cattolica del nostro pubblico ci abbandoni per blasfemia, magari non cogliendo la nostra parte ironica, rispettosa, e non cogliendo, mandiamo il brano per quei pochi che sono rimasti ad ascoltarci. Che cosa ascolteremo, grande Saius, tu che hai ricavato questa sera? Ho mandato il titolo del brano, e quindi c'è bisogno che lo dica, che non si capisce che siamo annuncio il titolo del brano, vai. E signore Tis, io vi do la pace, date la pace. E allora, caro Saius, era un pezzo di Brignano, del mitico Brignano. E caro Saius, io direi che, beh, intanto i complimenti per quello che vai a scovare sempre in giro, che sarebbe stato compito mio, sempre a gratis. Sarebbe il direttore artistico politicamente buttato lì, ma artisticamente mai sfruttato. E io non capisco, perché qua vedo che il titolo è Manat 10, ma non sarà no, è il gruppo Manat 10 o Manhattan, che potrebbe essere i Manhattan, Manhattan, perché sa in inglese, e non è caro Saius, come esatto, non è fine come è scritto lì, ma sicuramente essendo un gruppo americano sarà Fine, e quindi dei Manhattan Fine su Saius Web Network di Radio Saius, o meglio su Saius, su Radio Saius di Saius. Ma che sto dicendo, Saius? Tu che Saius? E vai col brano, che è sempre qui con tutti noi. Partito! E vai!
succede adesso? Oh signore mio, oh Dio delle pene eterne, il calore di questo fuoco che mi arde da sotto, e che devo fare? E che devo dire? E Sainz mi ha detto, oh Dio, siamo in onda, e che dobbiamo dire? E che dobbiamo fare? Ma niente, cari amici, allora ben ritrovati, a parte questo excursus, è alle 22:22. No, notate che prima ho fatto io lo stupidotto, adesso l'ha fatto lui, Adesso lo faccio io, no, io faccio l'attore di teatro. E sono le 22:23 allora in questo momento, perché è passato un minuto intanto dall'interruzione di Sayus. Ben ritrovati carissimi amici web radio ascoltatori qui su Radio Sayus in www.radiosayus.it. 22:23 dicevo, minuti primi, ore italiane, sì, Central European Time, e quindi un saluto a tutti i cari amici che ci ascoltano dalle altre parti del mondo. In particolare, caro Sayuz, non voglio fare così un po' di polemica politica, faccio giochi di parole, caro Sayuz, dagli amici qui vicino, confinanti a noi, dei paesi europei che stanno andando un po' allo scatafascio. No, scherzo, sai, però diciamo, in questa situazione un po' traballante, caro Sayuz, lo dobbiamo un po' guardarci anche intorno. E allora un caro saluto agli amici della Grecia, andando dall'altra parte del Mediterraneo, e a quelli che confinano con noi, partendo la Grecia, dalla non c'è, e la Grecia non c'è, non ci sta Mangus. A tutti gli amici qua dell'Europa, allora anche dalla Germania, la grande, la mitica Austria e Svizzera, e poi Francia e Inghilterra, paesi più vicini a noi con la Spagna, e salutiamo anche gli altri dagli altri paesi europei, e poi andiamo negli altri continenti che so che ci ascoltano. Allora dall'altra parte, verso est, caro Sayus, dove a quest'ora del loro continente saranno le prime ore, quasi forse approssimativamente, dell'alba, sempre in prossimità del sole che sta per arrivare nelle loro lande, e naturalmente dipende in quale parte stanno, se boreale o australe. Cosa sto dicendo, Sayus? Mi segui? No, va bene. Mi hai fatto addormentare. Perché naturalmente in questa parte dell'anno, in periodo dell'anno, noi di questa parte del territorio, dell'emisfero, più a nord andiamo e più in là andiamo e più luce c'è, caro Sayus. Quindi addirittura potresti anche non vedere proprio la notte, caro Saiuzzolo, in certe parti del mondo. Passa la botta in testa e la vedi la notte. Sono le stelle di mezzogiorno, quello, caro Saiuz. Oppure salutiamo anche coloro che dall'altra parte del continente, verso l'ovest, da dove siamo noi ovviamente, dalle due Americhe, a quest'ora sono ancora in pieno giorno, e magari anche tu, caro Saiuz, vorresti tornare indietro di qualche ora, vero Saiuz? No, vorrei tornare indietro di 40 anni, però non volevo servirtelo in un piatto di rossoio d'oro, perché l'argento è poca cosa, insomma. È poca cosa, noi non ci limitiamo. E che facciamo? Come a Totò che rubava la posateria d'argento nel film. E allora, caro Sayus, un saluto a tutti i nostri cari amici web radio ascoltatori da tutto il mondo. Li ringraziamo sempre per essere al nostro ascolto, e col ringraziamento gratuito, caro Sayus, questa sera non so, è venuto fuori questa cosa e penso che ce la porteremo avanti come tormentone a gratis, a come gratis, si direbbe qua in Veneto. Gratis. A gratis è un termine un po' così, più venetizzato di così non si può. E naturalmente devo dire un ringraziamento perché ci seguono, e una preghiera, amen, da parte nostra e dello staff di Sayus, naturalmente, di divulgare Sayus Web Network, un po' come funziona nel web, giusto caro Sayus? Una mano, sì, ma io volevo salutare gli amici greci che ma io non volevo entrare, lo sapevo. No, ma volevo salutare, no, volevo salutare il popolo greco. Ecco, il popolo d'Europa, italiani! Sì. Italiani! Vi spezzeremo le reni alla Grecia, ti ricordo. Sì. A Rocco e i suoi fratelli, diceva Totò in un famoso film. Totò contro Bacista. E intanto hanno dimostrato una grande democrazia come il popolo greco. Certo, un caro saluto al popolo greco, e meno saluto alla Merkel e a Hollande. Non volevo arrivare a questo, caro Sayus, perché poi sai, ognuno ha le proprie idee, ma simpatie. Io non ho idee e simpatie, io vedo la società come sta andando. Vedi, io per esempio che vado spesso in Germania mi sono sempre trovato bene e capisco anche il loro punto venduto di vista. Per quanto... No, a me non mi comprano purtroppo. 332 miliardi devono pagare di danni di guerra, non li pagano.
Ah, vabbè, quella sì, poi è un'altra cosa, ma quello che cazzo, hanno conquistato con la guerra, conquistano con l'economia. Comunque, caro Saius, non ci addentriamo in queste cose, per cui rischieremo. Abbiamo altre trasmissioni per addentrarci in queste cose. Esatto. Questa è la trasmissione del Casaleggio. Esatto, allora caro Saius, ricordiamo anche tutte le altre trasmissioni che ci sono qui da noi. Certo, ve te le ricordo subito, ricordo subito che abbiamo la trasmissione del martedì, ecco, e riprenderà a settembre perché è andato in ferie. Okay? Quando come questa qui che andremo in ferie prima possibile, spero, con questa qui, con i due compari. Poi c'è la trasmissione del mercoledì, doppio appuntamento, 18:30 con Spazio Aperto, 22 con Osservatorio Antimafia. Due trasmissioni condotte diretta da Antonella Entrenoi e Ugo Lombardi, dalla redazione di Bari, e con la partecipazione sempre dell'amico Massimo Bonella di PianetaOggiTV.net, che saluto caramente. La trasmissione delle ore 22, Osservatorio Antimafia, anche in collaborazione con la rivista online Antimafia 2000, www.antimafia2000.com, il 2000 è scritto in lettere, non in numeri. E poi dopo è ripresa la mitica trasmissione Liberi Orizzonti, giovedì, questo giovedì ci dovrebbe essere un'altra puntata, perché va in onda ogni due settimane, ogni due giovedì. Quindi non ci facciamo mancare proprio nulla. Fra molto stiamo preparando altre trasmissioni, più che altre rubriche, una sui libri, che poi ne daremo comunicazione più presto, caro Gianluca, tu sai qual è quella trasmissione sui libri. È certo che la so qual è, d'altronde io direttore artistico, vuoi che non sappia tu devi saperle le cose, ma lo sai, ti tiro in ballo, ma come mai non dovrei? Sto già preparando le puntate, perché andrà registrata, non andrà in diretta, però avremo un'altra bella, ci sarà la possibilità di un'altra trasmissione che seguirà quella, ma adesso non dico nient'altro. Poi ovviamente ci abbiamo le puntatine del vostro Saius con le sue rubriche, due chiacchiere con Saius, oppure quando è presente in regia qui e vi tiene compagnia, insomma, sproloquiando a destra ma anche al centro. E amen. La domenica poi andiamo alle 11, invece di andare a messa andiamo con Eco Mondo 2000. Domenica andando alla messa ci ascoltiamo Eco Mondo 2000, condotto da Massimo Bonella, direttore di Pianeta Oggi TV. Bum, bum. Allora, io temo che questa trasmissione poi andrà in replica, come sempre, vero caro Saius? Sì, prenderò tante di quelle pacche sulla testa e non ci esatto, sono... ed è la scusa anche per ricordare quando e come e quando andrà in replica, Saius? Giovedì al solito? Alle 14. Alle 14, quindi cari amici, per cui in questa il nostro direttore artistico non sa neanche quando vanno le repliche. No, mi ricordavo 14. Astento sa quando va in onda in diretta. Provvisoriamente, esatto. Che non si sa mai quando è. E devo dire, appunto, caro Saius, che quindi temo che chi la dovrà riascoltare, allora c'è chi dice naturalmente ho patito io le pene per ascoltare questa trasmissione, le voglio far patire anche agli altri, convincendole ad ascoltare. C'è invece chi le vuole riascoltare per motivi personali e di problemi psico-attitudinali. Dopo questa trasmissione andrete sicuramente in cura o in neuro, esatto, insomma, oppure dice. C'è chi è preso peggio di me e quindi tanto meglio, amen. Mi ascolto per confortarmi. Amen. Ma abbiamo un altro brano, carissimo ragazzo. Esatto, alle 22:31 con i Manat, quello che hai detto tu prima, con dai vai con Dreams, caro Saius, che vuol dire sogni. Ma chi di noi non ha sogni? Io pensavo Zucchero, chissà perché. Pensa un po', no, è Sugar, è Sugar Zucchero. Com'è? Tu vai al bar in America, ci datemi due cucciarini di Dream. Di Dreams, datemi due cucciarini di sogni. Va, figliatele. Via la due dreamine, cara mia. E allora, cari amici, come sempre, la musica che Saius vi fa ascoltare è appunto trovata, ricercata dal mitico e grande Saius, aiuto, da noi, di Saius aiuto, Web Network. Aiuto, i gruppi. Aiuto. I gruppi
Aiuto, sì, perché dobbiamo dire. No, perché aiuto, perché la sedia se ne sta scendendo di nuovo. Aspetta. Aiuto, non ti vediamo, ma dobbiamo dirlo a tutto merito di Saius, naturalmente nella sua vera natura, nel senso buono, cioè i gruppi che andiamo a mettere, che vi facciamo ascoltare, sono naturalmente gratuitamente a disposizione nei vari siti dove Saius li va a scovare, ma soprattutto siamo noi di Saius Web Network, cioè di Radio Saius, che li andiamo a trovare senza che loro sappiano che li abbiamo mandati in onda, nel senso buono, cioè facciamo pubblicità, no, perché sennò mi denunciano, sennò ci denuncio, esatto. No, invece no, anzi abbiamo tanti complimenti su Twitter, esatto, perché vedo che su Twitter rimandano i tweet dei nostri brani, ci sono molti che diciamo autori, insomma cantanti o gruppi che rimandano su Twitter perché sono contenti che Radio Science, insomma, anche perché in Italia non ho trovato granché, diciamo, come radio, web radio che manda musica sotto licenza Creative Commons. Esatto, musica infatti libera. Ricordiamo, siamo tutti venduti alle SIAE. E quindi... o a chi per loro, e naturalmente ricordiamo che Saius ha di bello questo spirito, libero, indipendente, esatto, e soprattutto che non ha scopo di lucro, diciamo, e quindi apprezza molto volentieri chi usa certi tipi di licenza, che sono delle licenze che sono il massimo dell'espressione della democrazia. Ovviamente noi diciamo sempre di dare un obolo e di pagare, di comprare i dischi, per semplice motivo che tutti hanno bisogno di guadagnarci, non è che chi fa sotto SIAE non ha diritti, anzi è giusto anche quello, per l'amor del cielo. Mi sto convertendo, caro Gianluca. Sì, infatti sempre non sembreresti manco tu, quasi. Mandiamo il brano, sennò dopo non la finisco ci addormentiamo. Ok, allora dei Manhattan Dreams su Radio Science. E vai, che è sempre qui con tutti noi. Ciao. Partita! Going down the streets, walking through the night, every time I pass this way, I feel so warm inside. He's along my back, rises in my back at night, too cold to paint, see you, stole life. Going down the streets, fading on my seat, maybe skies become yellow, maybe around has color from my heart. Everyone can dream and see this. Now I say I know. Like a river running free, we are driving our dreams. Believe, must try and try to pay. Down beside the space, you'll see, every time you go this way, you get the safety. He's along your back, rises in the back, new to call the painting. You stole life, paint your canvas bright, let your eyes alive. Days of windbreak, weepers, and slept inside. Now I say I know.
Ebbene, cari amici web radio ascoltatori di Radio Saiuz, www.radiosaiuz.it, per l'appunto siete ancora in diretta all'ascolto di provvisoriamente i due compari più uno, direi quattro forse Saiuz, cioè il quarto anno in cui va in onda la quarta stagione, proprio anno solare, nel senso che appunto da gennaio a dicembre, e questa è una delle ultime trasmissioni prima della classica canonica pausa estiva in cui staremo fermi poi sicuramente per il mese di agosto e probabilmente, da come stanno andando le cose, anche tra qualche settimana a luglio stopperemo il tutto. Sono le 22:38, anche perché ragazzi dobbiamo prepararci per due eventi importantissimi, sia a Mantova per Libri che a Faenza, quindi dobbiamo anche prepararci, perché come Radio Science siamo presenti, vogliamo parlarne, vogliamo aprire un dibattito su questa cosa, sì o no? Ma non lo so, anche perché io, essendo il direttore artistico, sono sempre l'ultimo. Tutte le email ti vengono girate, ma il problema tuo è che non lo leggi. Il problema è aprirle. È quello il problema tuo. No, aspetta, Saiuz. Il problema forse non è tanto aprirle, quanto leggerle. No, ecco, il problema è leggerle. Non avevo magari capito che tu hai un problema di fondo, la lettura. Abbiamo un responsabile, un direttore artistico che non sa leggere. È analfabeto. È analfabeta. Oppure, Saiuz, io ti imparo a leggere e mi insegno a scrivere, però. Ti insegno a scrivere. Ma non so leggere. L'importante è che io faccia i corsi di lettura espressiva, edizione e quant'altro agli altri, ma che io non legga nulla è di fondamentale importanza, questo perché sennò diventi troppo acculturato e diventi un pericoloso intellettuale. Esatto. Sì, assieme agli altri, infatti. E quindi dicevi, caro Saiuz, gli appuntamenti che abbiamo e che avremo anche appunto prossimamente, no? Sì, credo sia il 20 di settembre, perché poi, sai, io mi dimentico tutte le date, è dovuto alla cari amici e alla mia veneranda età. Te lo ricordo io, il 20 settembre è questo appuntamento a Mantova, giusto? Sì, poi l'1 al 4 ottobre mi sembra... Ecco, questo non lo so. Non mi ricordo. Comunque, e invece, seguiteci, solito, perché vi diremo, esatto, vi diremo tutto, perché se volete che noi venirci a trovare, quello che è uno di quei verbi che si usano ogni tanto. Me lo sono mangiato, quindi invece il MEI di Faenza, in provincia di Ravenna, giusto se non erro, è questo appuntamento che c'è ogni anno ormai, il MEI 2.0 praticamente è arrivato penso alla terza o quarta edizione, in cui noi di Radio Saiuz, con Saiuz Web Network e Saiuz Web Radio e Web TV all'epoca, siamo stati abbastanza quasi sempre presenti, o per un motivo o per un altro, o per fare appunto riprese con tanto di diciamo così, come si può dire, reportage, diciamolo così, oppure addirittura presenti proprio con uno stand a disposizione, con la nostra presenza fisica stabile e tutto, bene o male anche quest'anno penso che ci risaremo, e solitamente è indicativamente intorno al weekend, all'ultimo weekend di settembre, quello del 26, 27, 28, secondo dove cade il sabato e la domenica dell'ultimo weekend di settembre, dove ricordiamo, ma sapete benissimo che la lingua batte dove il dente duole, insomma. Esatto. Ma Saiuz predica dove razzo la male. Esattamente. Quindi. E quindi dicevamo, saremo presenti. Che cos'è il MEI a Faenza? È un avvenimento, un evento, diciamo così, nazionale, importante, appunto della musica emergente, nonché anche indipendente, e di artisti veramente che meritano, che si ritrovano praticamente nella piazza di Faenza, al palco principale. Poi ci sono anche varie situazioni, librerie, caffetterie, palchi secondari dove si esibiscono vari gruppi, ed è davvero carino vedere l'esibizione e l'esibirsi di tutte queste band che meritano, naturalmente, che fanno musica propria fondamentalmente e non solo, e che hanno vinto anche diversi premi in giro per l'Italia e per il mondo, dove si ritrovano con le etichette, con le case discografiche, con tutto quello che è naturalmente l'entourage, quello che va dietro un po' alla discografia e alla musica italiana, giusto Saiuz? Se posso permettere, esatto. Tu puoi e invece, tutto, direttore artistico, ti tengo. Se, caro Saiuz, ora ti stupirò con effetti speciali, se io potrei quello che volessi... Non potrebbe.
non sarebbe qua. E comunque invece l'appuntamento la lingua italiana ormai è diventata un optional, l'italiotto. E invece l'appuntamento di domenica 20 settembre, non so se possiamo accennarlo, sarà a Mantova, grazie appunto anche all'intercessione della Luisa, che ringraziamo e salutiamo, anche ricordiamo i Liberi Orizzonti. E lì sarà, penso, più dedicata alla parte più culturale, letteraria del... Ma non gutturale, culturale. Culturale, non gutturale. E non letterale, no, non letterale, ma letteraria. Proprio nella fattispecie, appunto, saremo alla presenti. 22:43 in questo momento. Vi ricordo che se volete scrivere a Gianluca potete smettere. Gianluca@saiuz.com. Potete smettere. Gianluca@saiuz.com. Perché Gianluca non vuole il radiosaiuz.it come mail e si accontenta di quello. Se volete scrivere a Luca, Luca@saiuz.com. Se volete scrivere al sottoscritto, a Saiuz, info@radiosaiuz.it. Mentre se volete scrivere a Libere Orizzonti, alla Luisa o alla Melissa, scrivete libereorizzonti@saiuz.com. Mentre per la Priscilla, la cara Priscilla, ciao Priscillina mia, abbiamo fatto una bella puntata la settimana scorsa, Priscillina mia è priscilla@saiuz.com. o mi sbaglio, ho sbagliato l'email, chi lo sa. Gianluca, sento battere. No, oppure... Fai da battitore? Oppure... O sei un battone? Aspetta, no, da zappatore, come dicevi, giusto, Saiuz? Un zappatore non si è scordato a stiera. Ecco, esatto. Sì, sto scrivendo, rispondendo a un paio di messaggi e... E naturalmente basta. Ciao Marco. Marco, ci sei questa sera con noi? Ah, cioè, non l'avevo neanche avvisato. Ciao, che ci sarei stato, perché lui è talmente carino, perché mi chiede sempre quando... No, perché anche lui ci ha seguito, perché ti dice sentissi parlasse voce Gian. Amen. Cosa ha detto? Leggiti la chat. Tavo fa fa la chat. Fatela fa, Gianluca mia. Anche lunedì prossimo c'ero. Lunedì prossimo c'eri? Benissimo. Anche lunedì prossimo c'ero. Si è adeguato, Marco, vedi, si adegua anche lui al nostro modo di parlare. E vai col brano. 22:45, Gianluca, abbiamo mandato, questo è il terzo brano che mandiamo questa sera. È incredibile, di solito non ce la facciamo. No. Di solito no, sì, abbiamo qualche altra cosa da dire. Esatto. Allora, per l'ultimo, parlato, dai, quanto... non mi hai parlato di quello che hai combinato in queste settimane, in questi mesi, in questi anni vuoi, che sei mancato. Fammi qualche domanda a caso, Rosario. No, e vediamo, ci tengo cosa proprio a farsela, chiedere. E allora, che mi... se vuoi sapere cosa... ecco, caro Saiuz, se vuoi sapere cosa ho fatto e cosa farò, anche perché naturalmente ho altri impegni anche per quest'estate. Ecco, questo è interessante. Cosa farà? Cosa farò in teatro? Cosa facciamo, farà Gianluca? Il mitichino, il mandiamo il brano e poi il mitichino, e poi l'ultimo il finale, sul finale della trasmissione, l'ultimo quarto d'ora, sì. L'ultimo quarto d'ora, mezz'ora, un'ora, se che si prende lui. Ci dirà cosa farà, cosa bolle in pentola, diciamo, per la sua vita artistica. Infatti, di così, caro Saiuz, non ti potevo trattare meglio di così. Dai. È meglio di così, no, infatti. Caro Saiuz, cosa andiamo ad ascoltare? Dei Manhattan, quindi Manhattan. Sì, dei Manhattan, in macchina, cioè i Manhattan, Marco. Esatto, che ti ascolti tu la mattina quando ti alzi? Ma se mi girano i Manhattan. Perché dici, domanda a caso, che ci dia in macchina? Io non c'ho la macchina. Ma soprattutto, quindi... quando ci vediamo? Domattan. Domattan. E a che ora ci vediamo? Non lo so, ma Dance With Me, baby. Ascoltate perché ci piacete, no, vi piacciamo, no, non lo so. Perché ci ascoltano, Gianluca? Non lo so, lo chiediamo al mitico e grande Marco, che ringrazio di essere qui con noi questa sera. Vabbè, lui che pone la domanda. No, lui pone la domanda casual. Perché ascoltiamo?
per chi ascoltiamo? Vabbè, dopo il brano ve lo diremo se Gianluca non si è tagliato le vene. Ok, allora. Ok. E poi Marco chiede cos'hai mangiato a Natale. I saluti poi anche della Clara, che ricordo che era la tua fan personale, caro Saius, con Adalgisa. Ciao Clara. Clara, aiutami tu con quest'uomo qui, questo tosato qua. Che naturalmente ti saluta e ringrazio di cuore Marco per essere venuto, che non ho fatto in tempo nemmeno ad avvisare che appunto mi chiede ogni tanto ma ci sei, non ci sei, ci vieni, e io di solito non rispondo perché non ho tempo, non riesco, e questa sera che c'era non gliel'ho neanche fatto sapere, però lo ringrazio perché so che vi supporta, caro Saius, anche e ci ormai supporta. Da mesi che ci... Esatto, vi dà una mano, sì. Perché ricordiamo sempre. Marca la Clara, non è in chat, è in chat col cuore e con la mente. Esatto, ma con il corpo non è in chat. Non è in chat. Va bene, caro Saius. Allora, il brano dei Manhattan Dance With Me lo ascoltiamo in diretta alle 22:48 qui su Radio Saius in www.radiosaius.it. Molto bene, cari amici, eccoci ritornati in diretta qui su radiosaius.it. Siamo in diretta di nuovo, scusate sempre il mio modo di parlare che è un po', diciamo, ha una cadenza abbastanza strana, questa l'avrete capito.
Allora, ripartiamo con provvisoriamente Devo compare più uno. Siamo alla 24esima puntata di questo 2015, eppure già 24 puntate, cari amici. Gianluca, 24esima puntata, caro Gianluca, Saiz, ma cosa mi sono perso? Gianluca è venuto sì e no un paio di volte, due o tre volte. E questa purtroppo corrisponde a verità, signor giudice. Corrisponde a verità, sì, hai ragione. Ma siamo a Marco, scusami cosa ho scritto in chat. No, vedi, vedi che non ti risponde, non è che lo chiami come se ti dovessi rispondere. Marco, si aspettare, ma non si dovrebbe aspettare un Basta che mi chiama con Skype, viene in diretta anche lui, in diretta. Caro Marco, allora, ciao Clara. Clara, lo so che non mi stai ascoltando perché Gianluca ti tiene nascosto. Tiene nascosto, non ti fa ascoltare, ha usato le cuffie solo per lui. È vero Gianluca, che ha usato le cuffie solo per te? Eh sì, caro Saiz, scusa che sono un po' distratto dai messaggi qua. Allora Marco, incominciamo a fare quattro domande a questo strabiliante Gianluca, questo evidentemente, quasi completamente, superlativamente, immensamente, grandiosamente attore Gianluca Mancuso, detto il Gianluchino Mancusino della situazione. Gianluca, scherzi a parte. Sì, troppo forte, lo so, ti ringrazio sempre. Scherzetto a parte, volevo sapere, stai preparando qualche cosa? Sono le 22.53, sì. Io volessi andare a letto abbastanza presto. Pure io, perché sono tu stanco. Tu mi devi rispondere con un sì o con un no. Se basta. Esatto. No, scherzi a parte, raccontici qualche cosa di ciò che tu stai preparando, insomma, qualche cosa. Sentivo prima che ti dovevi studiare. Sì, devo studiare perché vabbè, in questo periodo, allora, io ho avuto un momento di mancamento, no, personale, professionale, e adesso mi sto piano piano un po' riprendendo, ma anche no, è dovuto alle fatiche, alle cose, a vari discorsi morali, psicologici e anche di quello che è un po' la vita artistica. E adesso piano piano, magari qualche lavoro, tra un qualche no, qualche sì, qualche cosa che è andata su e giù, ho degli strascichi di naturalmente passato, nel senso che sono lavori già in corso, in essere, che si portano avanti con gli impegni presi, e qualche altra data ci sarà nelle prossime settimane, però ci sono anche delle novità, sempre teatralmente parlando, che dovrò sviluppare, quindi devo studiare. Ma quello che mi interessa sapere. Queste no, te le farò sapere a suo tempo, perché devo studiare appunto per delle messe in scena, dopo si vedrà. Hai paura, che ti vengano ho paura che mi vengano a vedere, e anche per scaramanzia, e quindi devo studiare e prepararmi appunto per la messa in scena di questi e di questo spettacolo. E, naturalmente, Marco dice se c'hai progetti per l'inverno, sì. Certo, naturalmente poi la si vedrà, perché da settembre si rivedranno un po' di cose. Ovvio che vi farò sapere, anche perché mi auguro, spero, come sempre sia, e sarà, e Bontas al secchio, verrò qua naturalmente a raccontarvi, sempre se vi fa piacere, ma penso di sì, quello che sarà naturalmente al momento, ogni tanto sai che vengo a raccontare lo spettacolo, o a dare spazio anche agli altri di promuovere i propri eventi e spettacoli, magari dove ci sono dentro anch'io come attore, come regia o come quello che è. È proprio questo, come regia. Sì, come regia. Alla regia tu? Torni alla regia, domanda di Marco questa, domanda di Marco. Tornare alla regia, bene o male, la faccio sempre, perché poi va a finire che dove vado a fare gli spettacoli sempre... Non ti fai mai i fatti tuoi e quindi ti trovi... Esatto, sempre. Non mi faccio mai i fatti miei, purtroppo non riesco a tacere, e mi scappa sempre qualche consiglio, qualche dritta, qualche suggerimento, e regalo l'argento gratuitamente, a gratis, ormai questo è il tormentone. A gratis. I grandi e vecchi insegnamenti di un grande e vecchio maestro, quale Alberto Terrani, che ricordo sempre, da cui ho attinto e ho preso anch'io a gratis quando ho fatto l'Accademia, e il regalo, ridonando agli altri. Attenzione, non sto facendo un discorso da grande divo, da attore in carriera, sono consapevole di quello che sono, anzi sono anche molto troppo umile, automassacrandomi, giusto sai, come tu ben sai, per avere delle belle caratteristiche. Sentito il mio ego, me l'ho detto? Però insomma, nel mio piccolo è sempre un piacere, ecco, poi
vedere che le cose che suggerisco e do agli altri danno dei risultati non da poco, nella recitazione intendo, ovviamente, poi ovviamente perché nella parte registica c'è sempre dentro, insomma, un regista deve avere anche degli elementi di attore, di recitazione, secondo me. Poi non è che il regista per forza deve essere un attore, ma un po' di tutto lo dovrebbe essere, come il direttore d'orchestra, come il dirigente d'azienda, come il direttore dell'ufficio, come colui che dirige naturalmente qualsiasi cosa, deve avere di ogni componente che sta al di sotto di lui percezione chiara di quello che fa ogni minima parte dell'ingranaggio. Ti è piaciuta questa science, come l'ho detta? A me sì, sì, stavo pensando, l'ho improvvisata, no, la stavo diciamo affibbiando a me questa tua affermazione. Esatto, perché cioè, guarda, perché io sono nulla tetente e nulla facente. Nulla tetente, nulla tetente mi piace. E nulla fetente anche. E nulla fetente. No, questa la sto pensando ovviamente perché la penso da un punto di vista artistico e umanamente, soprattutto per la mia visione di onestà e correttezza nei confronti di quello che si fa, specie più in alto vai e più competenze hai e soprattutto responsabilità hai anche nei confronti degli altri, e più corretto e onesto sarebbe che tu fossi preparato di più, ovviamente. Ma tu chi? Anche per tu diretto, tu quadro, tu funzionario, tu tu dirigente, tu direttore, tu regista, i quadri non si appendono al muro, non ho capito. Tu aspetta, sa che arrivo anche a te, tu capitano di una nave che deve andare avanti, che devi cercare di non far affondare, e quindi se anche tu sai qualcosa di come funzionano i macchinari giù in sala macchine, magari puoi richiedere uno sforzo maggiore perché sai che ce la possono fare, ma con competenza di cognizione di causa. Beh, e non qui, facendo affondare la nave qui per sovrasforzo. Oh, ma Gianluca, sta venendo bene stasera, Gianluca. Però, aspetta che qui ci vuole un applauso. E vai con l'applauso, sì, grazie, che grazie, la fine partito l'applauso, che è proprio la cosa meravigliosa. E così, caro Marco, c'è l'applauso adesso. Caro Saius, questa registrala, perché la rimanderà in onda, perché rientra negli annali delle interviste di Saius. Non perché io poi un giorno sarò famoso, quando morirò non ci sarò, questo diceva Gianluca Mancuso, però stasera mi sta venendo improvvisata così. Ti viene pene. Viene sì, mi viene molto bene. E naturalmente poi tutto è vero, e anche l'incontrarlo di tutto è vero, perché poi certo, non sempre, perché tutto ciò che finisce bene, bene che finisce bene. Esatto. E poi non spesso e non sempre grandi capi, grandi direttori, grandi anche condottieri per forza sapevano tutto di tutti, o di come si facevano le varie cose dei sottoposti. Non tutti hanno fatto la gavetta, capire come fai a fare un sottoposto. Non lo so, basta fare un underscore forse. e quindi è anche vero che non è detto che il capo, il condottiero, il direttore, il dirigente, il regista, colui che dirige, debba per forza sapere tutto di tutti o di tutti i lavori che stanno di sotto di lui. Ma a volte va bene anche avere una visione dall'alto, che noi, che magari siamo i sottoposti, non abbiamo, perché pensiamo al nostro orticello e non vediamo invece la complessità che ci sta dietro di essere magari nella catena di montaggio, un ingranaggio che va, che serve agli altri, ma non sappiamo il perché. Questo è anche compito, sai, a volte del regista, appunto del direttore, stimolare e rendere tutti partecipi. Ma poi qua dipende poi a che riesci, in questo caso, quando fai il regista, almeno. Ma io ci provo, perché ho sentito l'altra volta quando hai fatto la regia di quello spettacolo. Ma certo, ma perché col musical, sì, perché io ci provo, perché insomma con io diciamo ci provo, perché fa parte del mio modo di essere come persona, umano e umanamente, che poi per come sono fatto io, che non io ragiono, però mi è rimasto sempre il dubbio quanti cornetti e bicchieri e caffè hai pagato per far dire quella cosa, però insomma questo è un dubbio che mi è rimasto. Comunque, nessuno, perché non avevo la liquidità al momento per pagarli, e quindi sì, sì, sì. Però naturalmente fa parte della persona, perché poi ci sono tantissime altre persone che sono più brave, più preparate, più alto livello, o anche meno, o meno preparate, o che non sanno far nulla, che ottengono molto di più, o che non per forza fanno conoscere a tutti quanti quello che stanno facendo, o non per forza mettono al corrente tutti della situazione, o gli attori non tutto devono sapere tutto, non tutti devono sapere tutto. Cioè, quindi è vero tutto e l'incontrare di tutto, nel senso che questo è il mio modo di fare, insomma, che poi non mi ripaga a me personalmente, magari, però che diciamo alcune persone apprezzano sicuramente, giustamente,
perché lo dice linea. Anche Marco, grande Gianna 360. Non esatto, so, ci devo mettere 90. I gradi in questo senso, però esatto. Dice anche al tutto, diceva anche davanti, esatto. Dietro, sotto il palco, sopra, insomma, anima e core, insomma. Ma perché io sono fatto ma così? Hai ragione Marco. Esatto, perché io ho fatto l'attore, ho fatto il tecnico, ho fatto varie professioni, ho rispetto delle professioni. Perché vi dicevo attive. Che Gianluca è quel lì che al teatro va a pulirlo, non è che va a recitare. Esatto. Infatti, caro Saius, un'altra cosa bella è che quando facevo le tournée io salutavo veramente tutti, perché ho rispetto, ma questo fa parte della mia persona, non solo della professione, che poi molti attori non hanno ovviamente, ma fa parte, e magari sono anche più bravi, non è che vuol dire che uno deve essere così umile o esageratamente buono con tutti. Certamente. Anche perché poi non ripaga. E quindi devo dire che una cosa bella era che nei teatri dove sono stato, salutando e andando sempre veramente dalla cassiera alla donna delle pulizie, alla sarta, ai costumisti, ai tecnici che poi tutti trascurano, fomici, tutti e maltrattano, tutti, alla fine molto spesso capitava che mi trovavo meglio con coloro che erano al di fuori, no, dell'entourage, e che vedevano in me uno veramente. Hai ragione, allora devo dare ragione a Marco. Che ha detto, perché quando gli chiedevi 360 euro, no, 360 gradi. Esattamente, ma questo poi, caro Saio, si può ripercuotere in tanti altri settori di vita, in ufficio, al lavoro, in fabbrica, dovunque esso sia. Questo perché, caro Saio? Perché di base, e torniamo al male della società di oggi e di sempre, c'è sempre una supremazia personale di un ego che prevarica gli altri, ovvero il fatto di non aver rispetto intanto nella persona altrui e nel lavoro altrui. Fatto stesso che il lavoro degli altri è sempre migliore del mio e non fanno un cavolo, e per cui io non devo aver rispetto perché non conosco la fatica del lavoro altrui, è una mancanza comunque di rispetto di base, che noi vorremmo però avere, no? Spesso. Cioè noi pretendiamo che gli altri abbiano rispetto di noi, della nostra persona e del nostro lavoro, però noi molto spesso minimamente non andiamo nemmeno a pensare un attimo di avere rispetto anche per colui che sta passando la scopa nei cessi di un agriturismo. Oppure, come dice Marco, che va anche per strada a fare il PR, a fare il volantinaggio, che a noi naturalmente stona le sacchette, detta in siciliano italianizzato, cioè ci secca l'anima, però magari. Certo è che c'è sempre la persona dietro a tutto, come dietro una divisa, dietro un lavoro, per cui bisogna poi saper discernere e non andare a compartimenti stagni, a categorie. Per cui è vero che anche chi mi fa volantinaggio o chi mi vuole vendere una cosa, se è carino e non è insistente, lo accetto meglio di chi invece ha la presunzione e arroganza di voler essere a volte troppo invadente. Questo sta certo. Sempre alla persona, al di là della professione. Poi è vero che certe attività e professioni richiedono un certo standard di tipologia, per cui comunque sia è anche normale, mi rendo conto che spesso si ragioni appunto a compartimenti stagni o comunque sia per pregiudizi e comunque sia anche per quello che è e che non è e che potrebbe essere e che non sarà e che forse siamo. E i fusi come mobile da il potassio spino scese dall'altra parte. Napoleone Bonaparte. Va bene, la libertà consiste nell'essere liberi e di rispettare la libertà altrui, che di conseguenza rispetta la nostra. Amen. E questo è il grande Marco che naturalmente ci delizia delle sue perle di saggezza, che è un grande uomo veramente, di cui abbiamo avuto il piacere, caro Salis, non te l'ho neanche fatto sapere, ma comunque la notizia non c'è bisogno che si espanda più di tanto, perché tanto in Facebook lui ha pubblicato le foto di quando appunto eravamo andati con Clara a trovarli su una domenica di giugno, mi pare, ancora un mese e mezzo fa, o quando fu, e praticamente forse di maggio fu addirittura, e abbiamo avuto il piacere di andare a trovare Marco, la Katia. E caro Marco, abbiamo fatto quella famosa foto con le nostre facce ben disastrate sotto il cartello Codroipo, che ha tutto un significato nostro di diciamo, facciamo l'anagramma di Codroipo e poi il resto, ecco, si può sapere. Ecco, vedi Marco, fine precisa, maggio, sì. Fine maggio, era sì, verso metà di maggio, nella prima parte della seconda metà di maggio, è la domenica 17 maggio, esatto, e siamo andati a trovarlo perché dovevamo fare la foto sotto il cartello, e poi Marco ci ha accompagnato anche con la Katia naturalmente a visitare delle zone bellissime delle loro parti. Quindi, caro Saius, la pizza con gli amici di Saius la dovremo fare quanto prima.
Certamente, preparati. Mi trovi, guarda, sfondi la porta aperta, anzi sfondo tutto il portone, il cancello, tutto quanto. Anzi, sfonda la sedia. La sedia già si è sfondata. Andiamo col brano, perché poi ce n'è rimasto solo uno dopo di questo. Sì, per i saluti, mandiamo sto brano, facciamo i saluti e poi mandiamo l'ultimo brano. Ok, perfetto. 2307, allora, ecco Gianluca che si dedica subito a darci il titolo del brano e si appropinqua sulla sedia come vai. Ok, allora cari amici, sempre dei Manhattan, proprio scritta Manhattan. Sì, a metà strada però, metà strada. No, l'ha detto Marco a metà strada. Ah, ok, sì, è vero, siamo a metà strada con Marco. E quando faremo la cena, la pizza con tutti gli amici di Saius del Nord-Est, magari Carlo Luca e gli altri amici dell'Emilia ci raggiungeranno, magari andremo a metà strada appunto a Treviso, dove inviteremo chi vuol venire a questa pizza degli amici di Radio Saius. Dicevo, il gruppo che stiamo andando, di cui ascolteremo il brano Till the Morning, intitola... Ti è piaciuta Saiuzzolo? And so, ladies and gentlemen, ho perso il mouse. Adesso ti abbaio, Saiuz. Thank you very much for being with us. Allora, dicevo, i Manhattan 10, quindi Manhattan 10, o i Manhattan, quindi da Manhattan, evidentemente hanno fatto questo gioco di parole veramente bello, e mi piace, lo sai caro Saiuz, quando gli inglesi giocano con la propria lingua utilizzando appunto i numeri che hanno le, diciamo così, cacofonia. Volevo dirtela questa, sei cacofonico, sei cacofonico, esatto, sei cacofonico. Senta, signor Saiuz, se cacofonico, Marco ha ragione, il palio della pizza facciamo, esatto. No, parla della pizza, non palio. Andiamo bene, mandiamo il brano Till the Morning. E poi dopo andiamo con i saluti, salutiamo Marco, parliamo di lui e vediamo. Vai col brano. Partito! Partito! My ass.
amici, molto bene cari amici, mi ero dato il segnale e poi dopo me lo sono tolto, insomma volevo partire e togliere la parola al grande mitichino Gianluchino Mancusino. Marco, ti è piaciuto il palio della pizza? Questa è bella, quella del palio, mi sono contento che ti è piaciuto, lo faremo un palio della pizza, chissà se ci riusciamo, mi piacerebbe organizzare una cosa del genere con gli amici di Radio Saiuz. Bene, allora vi ricordo sempre che siete all'ascolto di radiosaiuz.it, state ascoltando la trasmissione provvisoriamente Due Compari più Uno, puntata 24 del 6 luglio 2015, ed eccezionalmente c'è il grande mitico Gianluca con noi. Non voleva parlare, non voleva entrare perché stava scrivendo, non so che cosa stava scrivendo. Cosa stai scrivendo, Gianluca? Niente, caro Sai, stavo scrivendo ad una persona che mi ha contattato e che saluto, che ringrazio, e alla quale ciao stavo persona. Dicendo mi ha contattato. Che mi ha Non ho capito, ciao persona che ti ha contattato. No, lo chiamo anche Egidio, lo saluto, non ho segreti come sempre, e lo ringrazio per avermi ciao, contattato. Egidio. E avermi fatto questa proposta, e naturalmente che ho accolto con di buon grado, lusingato anzi del fatto che mi ha pensato, lo saluto se appunto è in diretta e ci sta ancora ascoltando, e ho visto che ci ha messo mi piace nella nostra pagina in Facebook, e lo ringrazio di cuore caro Egidio per aver subito messo mi piace appena gli ho detto che eravamo in diretta, appunto che ero in diretta, e lo ringrazio appunto per l'invito a questa collaborazione che mi ha fatto. E caro Saius, ecco, te lo preannuncio anche a te pubblicamente, naturalmente come ho scritto appena adesso, stavo scrivendo Egidio, se vorrà venire ospite da noi per promuovere questo evento di cui mi ha reso partecipe, come diremo cosa più avanti quando sarà il momento, se vuole, naturalmente sarà gradito ospite anche da noi, perché ovviamente ricordiamo Carlo Saiz, come stavo cercando di dire un'oretta fa, quando tu, tanto per cambiare stasera, non so perché mi tratti come Luca nel senso buono, interrompendomi sempre, di solito appunto nello spazio della trasmissione in diretta dei lunedì sera, appunto come questa che stiamo appunto terminando tra poco, vi sono sempre degli ospiti di vario genere, artisticamente parlando prettamente musicali, perché è quello che di solito, caro Saius, giustamente riusciamo un po' a fra virgolette racimolare per le nostre conoscenze e contatti che abbiamo, però ovviamente di qualsiasi genere essi siano, sono sempre ben accetti qui da noi il lunedì sera dalle ore 22, venendo a parlare delle loro attività, dei loro eventi, iniziative, professioni e quant'altro, perché grande merito al mitico Saius è quello di dare davvero spazio a tutti, quindi vabbè, non solo a chi ci collabora ovviamente, perché dopo non è conflitto di interessi, ma si sa, si mette a disposizione gratuitamente la propria opera e almeno un po' di spazio si ha, però comunque veramente spazio dedicato a tutti, chiunque volesse venire ospite per parlare delle proprie cose e pubblicizzare appunto quello che fa magari a breve, può venire contattando Saiuz a info@saiuz.com e naturalmente può venire ospite prenotandosi un lunedì sera, parlando degli avvenimenti, delle iniziative, delle attività, quindi se siete un gruppo, una band, una rock band, un gruppo musicale o anche semplicemente dei musicisti, solisti, cantanti, chitarristi e quant'altro, nonché se avete una compagnia teatrale, se avete anche un club letterario, giusto Saiuz? Anche se poi lì abbiamo Liberi Orizzonti, abbiamo altre trasmissioni che si occupano più della scrittura, ma se avete appunto qualsiasi tipo di evento da promuovere, venite pure da noi e gratuitamente vi diamo lo spazio. E Saiuz veramente, non perché lo conosca, ma anzi a maggior ragione proprio perché lo conosco, posso testimoniare che è veramente un grande, perché di cuore vi dà spazio gratuito, ovviamente con quel reciproco scambio che mi pare minimo e deriva un po' anche dalla condivisione del network, cioè della rete, di darsi un po' una mano, un po' noi, un po' voi, naturalmente noi condividiamo per voi le vostre cose e chiediamo solamente uno scambio di pubblicità e di condivisione, divulgando il verbo di Saiuz Web Radio, Saiuz Web TV in Radio Saiuz. Caro Saiuz, che dire di più di così? Andiamo con i saluti. Volevo salutare. Come li ospitate? Psicolabili come te? Certo, Marco, anche i psicolabili come te li ospitiamo, vero Gianluca?
Infatti io questa sera sono un po' giusto, lo sai, per un po' tu lo sei di natura psicolabile, sì. Però anzi stasera ti vedo un po' meglio, insomma si vede che hai preso, esatto, tante pillole, sì, in questo periodo si vede che mi sono disintossicato da Saius, sì. dalla rete. Benissimo, andiamo con i saluti quindi. Gianluca, li fai meglio di me tu i saluti? Io volevo ringraziare Marco, ringraziare tanti amici che ci ascoltano e molti anche non ci scrivono, però so che ci ascoltano. Questa è già una bella cosa. Però se dei numeri, ma no, che se ci dovessero anche scrivere, noi non ci offendiamo, ovviamente. Anzi, saremmo contenti, insomma, di poter ricevere messaggi non mandateci a quel paese, ma insomma messaggi buoni nei nostri confronti. Siate buoni, per carità. Un caro saluto a siamo tutti quanti. Siamo sotto Natale, sì. Siamo un Natale con questo sole, vabbè. Bene, allora, seguite le nostre trasmissioni, seguiteci sempre, soprattutto se mi trovate in diretta, molti pomeriggi io sono qua in regia e vado in diretta, benissimo, venite a farmi compagnia, non ci sono problemi, possiamo andare in diretta, possiamo parlare, scambiare quattro chiacchiere, io sono qui, sono sempre, cioè sempre, quando posso sono qui, anche perché mi piacerebbe incontrare anche su Skype, sulla chat, eccetera, molti dei nostri ascoltatori. Benissimo, con questo è tutto, mi sono affaticato, vai Gianluca con i saluti. E che ciao dire? Clara, ciao bene. Marco. Che devo dire, Saius? Che non... Allora, caro Saius, che dire più di quello che abbiamo detto fino a poc'anzi? Anzi, non vorrei tediare il nostro pubblico. Ringraziamo ancora una volta tutti coloro che ci seguono. Un abbraccio e un ringraziamento di cuore al mitico e caro Barco, il quale davvero è un piacere Barco. Sapere che non è con la M. Con la M, Marco con la M. Tu hai detto Barco. Barco, perché naturalmente si può duare da caro padrone, un po' così. Volevo fare la voce profonda, invece da profonda è diventata un'altra cosa. E quindi dicevo, grazie appunto ancora di cuore a Marco che ci segue ogni qualvolta, anche quando non ci sono io, e va in onda questa trasmissione del lunedì sera, ricordiamo dalle ore 22, dalle 10 di sera, ore italiane, fino alle 11 e mezza circa, quindi un'ora e mezza di intrattenimento con solitamente Saius, che ci ha appena salutato, ma che è ancora qui, sempre alla regia, il sottoscritto Gianluca quando ci sono, praticamente quasi mai negli ultimi mesi, per impegni vari, e naturalmente il mitico Luca preziosissimo e la grande Priscilla, che anche lei negli ultimi mesi mi ha sostituito e segue molto bene l'andamento anche dietro le quinte, caro Saius, se non sbaglio, di provvisionalmente i due compari del network in genere. E naturalmente contattate a info@saius.com il grande capo, o meglio ancora la casella di posta elettronica luca@saius.com il network Radio Saius di Saius Web Network, se volete appunto venire ospiti lunedì sera, o se volete in ogni caso contattarci per pubblicizzare e divulgare le vostre cose, perché Saius condivide davvero tutto con la reciproca condivisione delle cose. E naturalmente il nostro appuntamento, se non sbaglio, caro Saius, si rinnova anche per lunedì prossimo. Me lo confermi, Saius? Io confermo tutto, il notaio conferma. Allora, per lunedì 13 luglio 2015 dovremmo essere di nuovo in onda, naturalmente per una delle ultime puntate prima della consueta pausa estiva che solitamente facciamo nel mese di agosto, più che altro sia per concedere riposo alle vostre stanche orecchie di ascoltarci appunto, e anche di concedere riposo soprattutto a noi da un punto di vista proprio psicofisico attitudinale, caro Saius, e per poter ricreare ed essere proattivi, procreativi dal mese di settembre, quando in realtà poi noi siamo anomali, caro Saius, perché le vere stagioni sono come gli anni scolastici, giusto Saius? Partono da settembre-ottobre e vanno fino ad aprile-maggio-giugno. Invece noi abbiamo scelto di essere in controtendenza anche in questo. Noi andiamo per anni solari, da gennaio a dicembre, come un po' fanno tutti i grandi istituti, non di bellezza, caro Saius, ma tipo l'INAIL, l'INPS, l'Agenzia delle Entrate, Equitalia e tutti coloro che sono le strutture statali a noi non convenzionali. E quindi per nulla
propositivi, partecipativi, ipertensivi, dice Marco. Esatto. Vai. E quindi noi andiamo anche in ferie ad agosto, come fanno di solito le grandi strutture, sebbene poi non facciamo ferie perché non ce lo possiamo permettere e perché soprattutto lavoriamo a gratis per voi, per ripartire poi, si spera, a settembre in grande stile. Ma di solito arriviamo più stanchi di prima, vero Saius? Sì. Perché, sì, perché non mancano le idee, ma mancano le risorse in ogni senso. E quindi, benissimo. Esatto, e quindi vi diamo poi appuntamento. Intanto ai prossimi lunedì vi annunceremo quando e come andremo in onda, se ci saranno ospiti. Seguiteci anche nella nostra pagina in Facebook, sempre con il nome Radio Saius, giusto? Saius, me lo confermi che è cambiato anche lì nella pagina Facebook, o è Saius Web Network? Tutto Radio Saius. Vedi, io sono mancato e faccio come colui che è mancato, come il classico telespettatore web che è... No, sono mancuso più che mancato. Sei mancato, sei mancato. Esatto. E quindi ricordiamo, come se io vi dico sempre, caro Sainz, lo dico a tutti ogni volta, spieghiamo le cose come se le dovessimo spiegare a chi non le sa, a un bambino di 8 anni. Dico sempre, spiegamene come se fossi un bambino di 8 anni. La verità è che ne ho 5 anni. Esatto. E quindi dico sempre, non diamo mai nulla per scontato in senso buono, però anche non troppo. E allora, caro Saius, lunedì 13 diamo appuntamento, se no sarà lunedì 20 luglio o addirittura lunedì 27. Potrebbe anche essere che io uno dei prossimi lunedì non ci sia. Ormai, cioè, non avevi dubbi? No, dubbi non li ho su questo. No, su questa, l'unica certezza, oltre alla morte, è la certezza dell'assenza di Gianluca. A provvisione. Ma perché, caro Saius, do largo spazio ai giovani, giusto Saius? Do adesso si dice così, hai ragione, adesso si dice così. Adesso si dice così, ma è anche vero poi, tra l'altro, che io veramente ci credo, perché do veramente spazio e nonostante questa trasmissione sia nata, stata creata, ideata da te e da me, insieme appunto alla bellezza di 4 anni fa, però poi ovviamente nel tempo noi diamo volentieri di spazio anche agli altri, non siamo così sgomitoni o poltroni, nel senso che siamo attaccati alla poltrona, giusto Saius? No, poltroni, giusto, siamo giusto. Divani noi, semmai. 23:24 in questo momento, ecco, andiamo con l'ultimo brano, chiudiamo la serata col brano Take It dei Manhattan. Ma lo mandiamo poi sto brano? Ma perché ci sto pensando, perché questo è quello che dà proprio il titolo al CD, all'LP, non so come cavolo si chiama. E quindi il grande Saius che ha scovato per voi questi Manhattan 10 con Take It, che dà anche il titolo all'album oltre che a questo brano. E il grande Saius è un grande, perché vedete, scova gruppi, li manda in onda. E cosa vorreste di più dalla vita se non un Saius? Un Gianluchino? Un Gianluchino. Il mitichino Gianluchino. Ad Algisa? La povera Anatolia che salutiamo. Un caro saluto a tutti quanti. O salutiamo Luca e la Priscilla che questa sera non ci sono stati e ahimè chissà dove saranno. Ma mistero. Alle prossime puntate scopriremo la soluzione dei nostri repus. E questo saio ci serviva anche per tirare a lungo alle 23:25 minuti brevi, giusto? Lo sapevo, immagino. Bene, cari amici, allora un grazie ancora per questa 24esima puntata. Lunedì, lo ricordiamo ancora una volta, 6 luglio 2015 alle ore 23:25, io, Gianluca ed il grande, il mitico, grande e grosso Saiuzzolo vi danno un abbraccio caloroso, visto anche le roventi temperature in questo momento qui nel nord-est d'Italia. Un caloroso abbraccio a tutti i nostri connazionali all'estero, un ringraziamento a tutti i nostri amici che ci ascoltano e continuano ad ascoltarci e naturalmente il rinnovo del canone, ah no scusate, sbagliavo, è un altro network, non è questo. Perfetto. Ecco, rinnoviamo l'appuntamento a lunedì prossimo. Seguiteci in www.saiuswebradio. No, ho sbagliato. Sono andato in automatico. Aiuto, mi licenzia il vecchio, mi licenzia come direbbe Luca. No! E andiamo a 16 giorni questa volta. Aiuto, 16 mesi di gravidanza oltranza, oltraggiosa. E quindi, cari amici, dicevo, ascoltateci, continuate ad ascoltarci qui in www.radiosaiuz.it. Ciao a tutti e alla prossima. Grazie. Ciao. Partito. I say to you.
Stars will shine.